Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su 80 Passione. Se il buongiorno si vede dal mattino, quale modo migliore per iniziare questo fine settimana gustandosi durante la colazione la registrazione dell'incontro tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev? A 26 giorni esatti dalla finale strepitosa di Melbourne, il nuovo numero uno del mondo aveva servito su un piatto d'argento una rivincita. Ma siccome Rafa è un cuore indomito, un giocatore straordinario che risorge dalle sue stesse ceneri, ha vinto questa semifinale dell'Acapulco 500 con il punteggio di 6-3-6-3 in 2 ore esatte. E credo che a questo punto i testa a testa dicano 5-1 in favore del campione spagnolo. Guardando il risultato finale, si penserebbe ad una partita molto facile per Rafa, ma proprio per questo le partite non vanno lette, ma vanno viste dall'inizio alla fine, possibilmente cercando di mettere in muto i commentatori perché sono peggio di gatti neri. Se nel primo set Rafa è stato straordinario al servizio, ma ancora di più in risposta, è riuscito come minimo ad arrivare a 30 in ogni turno di servizio di Medvedev ed è stato lui il primo a breccare l'avversario nel quarto gioco del primo set. Dopodiché già si era procurato due palle break nel secondo, andando 15-40. Medvedev è riuscito a salvarsi con dei colpi davvero di una difficoltà molto elevata. Quindi dicevo, nel primo set Rafa sicuramente chirurgico, primo set che si è concluso intorno, insomma, dopo 40-45 minuti di gioco in una torrida Acapulco. Immaginate, erano le 8:30, 9 di sera, c'erano 28 gradi, un tasso di umidità pazzesca che ha costretto entrambi i giocatori a cambiarsi la maglia anche 2 volte durante il corso del set, calzettoni, scarpe e così via. In tribuna c'era Carlos Moya che seguiva in completa tenuto bianco il suo assistito, non aveva il solito cappellino e sembrava sul volto molto più rilassato del solito. Il secondo set si apre con Medvedev al servizio che viene subito breccato, un paio di errori non forzati, non da lui, lui che ogni volta che sbagliava si rivolgeva verso il suo angolo, così un po' con frustrazione mista a incredulità. Però, ripeto, sembrava una partita in discesa perché Rafa si porta 2-0, ma tra il quarto e il sesto gioco del secondo set, Rafa ha dovuto salvare 11 palle break, annullandone 4 nel quarto gioco e 7 nel sesto. Immaginate che in totale si sono giocati, credo, 42 punti alla battuta. Rafa è stato straordinario, è stato paziente. A quel punto Medvedev ha iniziato a utilizzare moltissimo la palla corta e ottenere dei vincenti, forse memore anche dell'esperienza della finale di Melbourne. Però ripeto, Rafa che sudava tantissimo si è esibito, ha cercato un pochettino di variare, di fare anche del serve and volley, di cercare di venirsi a prendere il punto a rete. Ci sono stati dei ricamini a rete che vi consiglio di rigustarvi negli highlights. E dopodiché, dopo aver scampato la tempesta, molte volte si dice la quiete prima della tempesta, nel caso specifico invece c'è stata la tempesta, ma dopodiché Rafa con molta sicurezza è riuscito a mantenere il proprio turno di servizio, è salito 5-3 e nel nono gioco del secondo set, nonostante credo Medvedev fosse avanti 40-15, è riuscito a impattare sulla parità, a procurarsi un primo match point che è stato annullato da Medvedev con un servizio molto molto potente ad uscire, che Rafa non è riuscito, insomma, a rispondere in campo, si è fermato sulla rete, ma dopodiché due errori non forzati, uno di dritto e uno finito fuori, dove è stato anche un simpatico siparietto perché i due giocatori sono arrivati a rete, Rafa si era già tolto la sua
classica bandana, ha chiamato il challenge che ha dimostrato che la palla effettivamente era uscita. Quindi per Rafa prosegue la striscia, la migliore striscia da quando è in attività, 14 incontri vinti consecutivi dall'inizio dell'anno. E stanotte, o meglio all'alba, credo saranno sempre le 4 o le 5 in Italia, sfiderà in finale il britannico Cameron Ronnie, che ha sconfitto in due set con un doppio 6-4 Stefano Tsitsipas. Sicuramente sarà una lotta tra Mancini, uno dei due riserverà forse un tiro mancino all'avversario. Ricordate, niente è scritto. Adesso già me lo immagino tutti quanti a dire Rafa strafavorito. Nello sport non c'è uno strafavorito, ma chi vince diventa il favorito e comunque il più forte nel caso specifico. Non so, adesso vediamo se me la vedrò in diretta o, siccome ha portato bene, me la registrerò e me la gusterò nuovamente durante colazione. Con questo è tutto, ci risentiamo presto, iscrivetevi al canale e ricordate, Rafael Nadal non vi delude mai, un cuore immortale all'interno di un campione straordinario. Ci risentiamo presto, alla prossima, ciao!